Ciao Baskers, rieccoci in un nuovo video. Sono Valerio Nanze e come avete letto nel titolo, questo sarà un vlog dove non suonerò per strada come al solito, però passerò solo per questa volta dalla strada al palco, come il nome della trasmissione che conoscete penso tutti, che fanno sulla Rai, dedicata agli artisti di strada. Questa è la terza edizione e mi hanno chiamato per partecipare, quindi insomma ho deciso di documentare tutti quelli che sono in retroscena di questa esperienza che andrò a fare, quindi vi farò vedere un po' come funziona, vi dirò un po' tutto quello che riguarda questa trasmissione perché non avevo mai parlato e questo è il video giusto per farlo. E adesso praticamente sto andando a fare le prove della canzone che mi hanno detto di cantare. Gli ho proposto di fare una mia canzone, però purtroppo non me l'hanno fatto fare perché comunque è una trasmissione, non so perché preferivano le cover a livello di intrattenimento. Secondo loro è meglio, quindi non so, vabbè, comunque mi hanno fatto un video introduttivo l'altro giorno dove insomma un po' ho parlato anche di voi, di questo progetto che gli è piaciuto molto, di quello che penso sull'arte di strada, quindi spero comunque di riuscire a esprimere quelle che sono le mie idee, che sono anche quelle che dico qua in questi video. E quindi niente, speriamo che questa esperienza vada bene. Poi andando avanti con il video vi dirò anche altre cose più nel dettaglio che riguardano questa esperienza, quindi nel frattempo vi auguro buon video. Dai, ciao. Ciao, sono arrivato. Piacere. Questo è il tuo camerino, che devo dire è uno dei anche, più grandi. C'ho anche il camerino personalizzato, è incredibile. Vai. Sono qui con Silvia che mi accompagna in questa avventura pazza. Ciao, per vedere un po' gli studi Rai. Allora, e poi okay. Come ti ripeto, la prima cosa che faremo è la saletta prove. Cioè, okay. Voi cantanti andate prima in saletta prove e poi in studio. Ah, okay. Quindi pure in studio? Sì, 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 sì. Non ti preoccupare perché come ti ripeto ti ci porto io. Va bene, sei il mio angelo custode, Silvia. Esatto. Grazie. Conoscendo i primi artisti di strada che stanno nel programma, oggi nelle prove oggi ci saremo tipo 6, ci hanno detto, quindi faranno le prove a giornate diverse. Sono qui con Life, primo artista che ho conosciuto, anche lui di Roma, tu sei a Roma, vero? Allora sì, è in realtà un pochino dappertutto, ma pianta stabile a Roma. Raga, cerchiamo di far esplodere questo parco, che oh dite? Yeah. Oh yes! Stanno cercando di vestire, questo qui è quello che mi hanno proposto, però gli autori hanno detto che questo non andava bene. Io ho portato degli outfit, 3 esempi di outfit mi hanno detto di portare e boh, non lo so, stanno facendo un po' un copia e incolla, per me non me ne frega niente. Cibo dell'ospedale, gang. Grazie. Grazie. Che roba. E in base alla votazione che ci sarà, ti puoi accomodare o tra le due poltrone, una o l'altra, dipende che voto hai. Se hai meno di 50, okay, sei eliminato. Okay. Se hai più di 50, elimini il 50. Se sei più di 70, ovviamente va via sempre il 50, ovviamente di seguirlo. Okay. Se sei eliminato, esci da quella parte. Grazie, grazie, esci di là. Se invece se fa un punteggio qua, rimango lì. Allora, sono finite le prove, sono abbastanza soddisfatto. Lui, questo omone altissimo, è il maestro Chiaravalle, che è il direttore d'orchestra della band, mi ha arrangiato un po' il brano, quindi non suonerò solamente così cacon e chitarra come mi vedete solitamente, ma ci avrò una band dietro. Pazzesco, è tipo un'astronave qua.
Però comunque dai, sono soddisfatto, poi vi faccio vedere altre cose. Secondo giorno che sono venuto qui alla Rai, sono nel camerino che mi hanno dato, che tra l'altro fa ridere che il mio nome sta sotto quello dei cugini di campagna, cioè cugini campagna è nome mio. Vabbè, a parte questo, oggi è la registrazione della prima puntata di questa edizione della Strada al Palco. Io però non mi esibirò oggi, perché praticamente loro per questa edizione mi hanno proposto, oltre a fare la mia esibizione che sarà l'ultima puntata, la quinta, di fare questo ruolo della riserva, ovvero che se qualcuno si deve sentire male, no, si deve, si sente male oppure succede qualcosa, a me mi buttano in mezzo per tappare il buco, quindi comunque devo essere qui presente e quindi mi farò tutte le puntate a sperare che non succeda niente e vedere come va la situazione e in caso mi mettono dentro, comunque mi pagano. Cioè, anche se sono qui, anche se non faccio niente, comunque mi pagano e questo è buono. Pensavo che comunque gli artisti qua non venissero pagati, però invece comunque tutti gli artisti vengono pagati e non in cifre esorbitanti, non vi immaginate. Ah, ve lo posso pure dire, mi pagano 150 euro, quindi niente di che. Però comunque è qualcosa, va bene. Cioè, io pensavo all'inizio che non pagassero per niente gli artisti, infatti questa cosa mi faceva storcere un po' il naso, invece no. Quindi niente, sono qui, spero di conoscere comunque tanta gente. Ho intravisto Neck poco fa nella sala del trucco, quindi vabbè, spero comunque di farvi vedere più cose possibile. Ti conosci Emanuele? Vai! Lui ha vinto la prima edizione del programma. Andata di culo, dai! Ciao! E adesso è venuto a fare la sigla. Vediamo una foto a Luciana che si è appena mattina. Che è in bocca al lupo più grande qua per il mio carissimo Valerio che difende, diffonde l'arte di strada nei migliori dei modi. Quindi un applauso a lui. Traoré di Parigi. Allora, lui è uno degli artisti di strada penso più famosi d'Europa, perché io l'ho incontrato a Parigi, si esibisce a Parigi a Montmartre da 18 anni. Lui palleggia, fa dei trick incredibili, si arrampica sui lampioni di Montmartre, fa delle cose incredibili. Cioè, ne avevo anche parlato di lui in un mio video, che è famosissimo. Grande. L'hanno invitato qua, mi fa super piacere vederlo. Grande, faccio vedere qualcosa. Buongiorno, io sono Ia Traoré. Saluta. Saluto, ciao, com'è? Tutto ok? Bellissimo quando sta per cominciare lo spettacolo e tutti gli artisti si radunano qua davanti allo schermo per guardare l'inizio della trasmissione. C'è una situazione super di energia, anche un po' di ansia. Io sono un po' fuori perché appunto questa è la terza puntata, io mi trovo via la quinta, quindi ogni volta mi vedo tutti che stanno con queste energie, io sto lì che voglio salire sul palco, però vabbè, devo solo aspettare la quinta puntata. Ciao ragazzo! Grande! Chi sei? Io sono Valerio, tu?
Io sono Salvo the best. Salvo the best. The sei best. Il best, sei il migliore. Grande. Dalla strada al palco. Yeah. Allora, post puntata, stiamo facendo una birra con Black Roll, no, io e ragazzi. Sen e Valerio. Io sto indagando un po' quali sono le impressioni post puntata, perché io mi seguirò la quinta puntata, come vi ho detto. E intanto, insomma, a caldo, una figata, fighissimo. Avevo molta poca ansia in realtà, più che altro l'unico problema è che non avendo preparato quello che dovevo fare, ero là che pensavo che cazzo devo fare, però sono molto figo, quindi ok, figo, molto figo, positivo. Ah, io invece, che dire, no, io ero molto emozionata, però bellissimo, cioè un'esperienza che rifarei mille volte, più che altro per aver suonato insieme alla band. Non è una cosa che ti dà più di avere degli studi, lottare con Neck, raga, ho pensato con Neck. Che avete fatto? Che canzone? Country Roads. Bello. Voglio parere nei commenti. Iscrivetevi e like e supportate il King. Seguite anche loro, ora ve li dico. No, beh, no. Ah, poi lui fa video su YouTube. Poi lui fa video su YouTube, andate là. Il vlog dell'esperienza, poi tutta che ne ho. Ah, poi lui farà il suo vlog della cosa. Dai. Ok, raga, sono qui per l'ultimo giorno alla Rai. Finalmente oggi mi faranno esibire. E insomma, sono abbastanza tranquillo, devo dire, non sono troppo agitato, anche perché ho provato la canzone diverse volte. Canto la canzone nostra, non so se ve l'avevo detto, e insomma, speriamo bene, incrociamo le dita e cerco di godermela il più possibile. Grazie. Allora, guardate con chi sono. Siamo, no, guardate io con chi sono. Vabbè. Ciao. E voce di Valerio Ananse. Ciao. Ciao Valerio. Ciao. Questo è il pubblico di Dalla Strada al Palco che ti saluta. Ciao. Allora, con la tua chitarra nello zaino, tu hai girato tutta l'Europa e sei diventato un travel blogger. Bello questo, bello. La musica è uno sfogo e suonare in strada permette di liberarsi. Assolutamente. Io penso che tutti abbiamo in qualche modo un lato artistico e abbiamo bisogno di sfogarci, e la musica dà la strada, da questa opportunità è uno dei luoghi veramente più liberi dove possiamo esprimerci, e viva la libera espressione sempre. Grazie. 653, yeah. Non c'è il cambio della guardia. Bravo. Però insomma, non è detta l'ultima, perché eccoci qua alla casa base. Questo è un po' più o meno quello che è successo lì alla trasmissione Dalla Strada al Palco. Sono stato super contento di partecipare. Vi ho messo due spezzoni proprio in qualità pessima, perché se no me lo bloccano il video, perché la Rai insomma c'ha il copyright su quel punto. Quindi se volete vedere lo spezzone intero, andate su Rai Play e andate verso la fine, perché mi hanno fatto esibire verso la fine e vedete tutto completo. Comunque insomma, più o meno quello è stato il backstage nella prima parte, e insomma spero di avervi fatto un po' respirare l'aria che c'era dietro ai backstage, ai camerini dalla strada al palco. È stata un'esperienza sicuramente positiva, sono stato super contento di essere riuscito a dire delle cose a cui tenevo
e che poi comunque dico anche qui nei video di questo canale, però insomma dirle alla Rai era insomma una cosa importante secondo me, perché comunque la libera espressione, come dico, come sono riuscito a dire, vive la libera espressione, non è mai scontata, quindi dirlo in un posto come quello valeva molto per me, quindi sono contento, sono stato quasi più contento di quello che dell'esibizione, della performance in sé per sé, che mi hanno fatto cantare la canzone nostra, che è andata bene, è andata tutto liscio, poi c'era una super band incredibile, quindi sì, era veramente potente suonare lì. Quindi questo, se avete anche altre domande inerenti a questa esperienza, scrivetemelo nei commenti tranquillamente, se avete intenzione di partecipare, tanto comunque penso che faranno anche altre edizioni, perché penso che stia andando molto bene come trasmissione. Quindi questo è quanto, vi ringrazio per aver visto il video fino a qua, iscrivetevi al canale e seguite tutte le varie esperienze, le varie cose che pubblicherò in futuro, perché io non mi fermo sicuramente dalla strada al palco, ma dal palco sempre alla strada, quindi... Dai, ciao baskers!